avessi filmato, oggi video ricetta del mio fettamisù al gusto Bounty, una ricetta fit, gustosa, freschissima, perfetta per rimanere anche in forma. Vediamo di che cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno del latte che può essere scremato intero o vegetale, yogurt greco, semplice o aromatizzato al cocco, anche le fette biscottate integrali come volete, farina di cocco, gocce di cioccolato extra fondenti e cacao in polvere. Fatto sta, ragazzi, potete personalizzarvela come più preferite. Sotto nell'info box vi lascerò scritti tutti gli ingredienti di cui avrete bisogno. È veloce da fare, freschissimo, veramente un qualcosa di buonissimoissimo. Vediamo come realizzarlo. Accennavo un istante fa, realizzare questo dolcino con zero sensi di colpa ci vogliono forse neanche 5 minuti. Ho messo all'interno di un piatto il mio latte, ho a disposizione lo yogurt, le fette biscottate. Consiglio che voglio darvi: fatelo all'interno di contenitori che hanno sopra il tappo, perché io poi una volta che l'ho realizzato chiudo col tappo e lo metto in frigorifero, di modo che quando lo andrò a mangiare, che sia per colazione, spuntino, post cena o quello che sia, lo ripongo in frigo ed è bello fresco. Piccola porzione sull'intera base del mio contenitore, in maniera molto omogenea, mi raccomando. Nell'inzuppare le fette biscottate ne scelgo sempre 4 o 3, dipende dalle volte, faccio 3 o 4 strati, questo è sempre a preferenza. Inzuppate appena appena da un lato e da un altro, prendiamo il nostro yogurt greco e spalmiamo una piccola porzione sull'intera fetta biscottata. Prendo la farina di cocco e ne applico un cucchiaino sullo yogurt greco. Come state notando, non è che è semplice, ma di più, Prendo le mie gocce di cioccolato extra fondenti, dico semplicemente così, come mi state vedendo a me. E faccio, in base a quanti strati voglio realizzare, la stessa identica procedura su ogni fetta biscottata. Ho deciso di non metterlo più il cacao in polvere, ma se voi volete applicarlo tra uno strato e un altro, come più volete. Fatto sta, ecco qui il nostro fettamisù al gusto Bounty. Vi lascio anche la scheda informativa di un altro fettamisù, quello lì classico col caffè, che vi avevo proposto un po' di mesi fa abbondanti, oserei dire. Ragazzi, se lo rifate, taggatemi su tutti i social network, in particolar modo su Instagram, inviatemi le vostre foto. Spero che la video ricetta vi è piaciuta, ci vediamo mercoledì 14:30 con un nuovo video sul canale. Ciao!